Ladies and gentlemen, ho il piacere di presentarvi uno dei titoli più significativi del cinema indipendente italiano. Secondo Tempo, presentato dall'amico Fabio Bastianello al Festival di Venezia nel 2010. Il film ha ottenuto uno strepitoso successo di critica e pubblico. Il film è una sorta di grandissimo esempio di piano sequenza. I cinefili che in questo momento stanno guardando questa mia presentazione sanno perfettamente che cos'è il piano sequenza. Per chi non fosse a conoscenza, spiego. Il piano sequenza è quando la macchina da presa inizia a filmare attraverso un percorso senza mai smettere e arrivare alla fine. Praticamente l'attore iniziale che inizia il piano sequenza e l'attore finale che finisce il piano sequenza e tutti quelli che stanno nel mezzo devono lavorare contemporaneamente. Uno dei più grandi esempi di questa calligrafia filmica è stata dettata da Alfred Hitchcock nel 1948, Nodo alla gola, interpretato da James Stewart. Ma in realtà il film dura 77 minuti, ma non è un totale piano sequenza, sono 10 segmenti di ripresa messi insieme da un meccanismo di montaggio talmente sofisticato che il pubblico non si accorge, e qui Hitchcock è stato anche un grandissimo mago del montaggio, oltre a essere il mago del momento. Perché il film di Bastianello è un film che va assolutamente visto in questo evento speciale? Per due motivi. Prima di tutto perché è ricco di essere stato realizzato in 105 minuti di piano sequenza. Dove? Allo stadio di Torino. Allo stadio di Torino dove si vive la realtà degli ultras. Il film, oltre ad essere uno splendido esempio di tecnologia e sofisticatezza nella ripresa, è anche un grandissimo esempio di quello che succede realmente in curva, di quella realtà che i giornalisti ne parlano senza viverla, di quella realtà a volte cruda, violenta, che i giornalisti televisivi raccontano ma che non hanno mai visitato sul posto. Questo è un grandissimo film, un grandissimo piccolo film che vi consiglio di vedere. È una cosa molto importante, il film ha delle sequenze un po' crude e anche il dialogo non è perfettamente di quelli semplici, è molto di grande impatto sia visivo che nell'esprimersi. Ecco perché consiglio la visione a un pubblico di soli adulti. Buona visione e a ben arrivederci.